una inaspettata sorpresa è giunta sul finale della puntata di Striscia la notizia di giovedì 23 aprile. Il Gabibbo è apparso in studio fra un ancio e l'altro dei conduttori Ficarra e Picone per una informazione di servizio. Gli inviati dalla Puglia, Fabio e Mingo, sono stati sospesi. Non viene chiarito il perché, ma solo spiegato che è arrivata una segnalazione, che può mettere in discussione il rapporto di fiducia con la redazione pugliese di Fabio e Mingo. Fin da subito i due inviati sono stati sospesi dal servizio e quando tutto sarà chiarito, ha continuato il Gabibbo, vi faremo sapere. Qui siamo a Striscia, mica a Masterchef, ha voluto precisare l'inviato più longevo del telegiornale satirico Mediaset. Striscia la notizia ieri, ancora caso Masterchef era infatti, tra l'altro, da poco finito l'ennesimo servizio sul caso Masterchef e le presunte irregolarità a carico del vincitore Stefano Callegaro, reo di aver partecipato alla trasmissione, secondo Striscia, infrangendone il regolamento. L'ennesima, anche in questo caso, punzecchiata diretta al talent culinario Ski. Per quanto riguarda la sospensione di Fabio e Mingo, due fra gli inviati più attivi e amati di Striscia, non ci sono indizi. L'unico neo che emerge è il caso del direttore dell'ASL di Pescara, che minacciò provvedimenti legali dopo la messa in onda del servizio, che lo riguardava, affermando che le immagini erano state manipolate. Si tratterà di questo? I telespettatori attendono novità?